Ben ritrovati a tutti voi carissimi ospiti. Stasera siamo qui per vivere un momento unico e speciale. Alcuni di voi già ci conoscono, altri invece no. Non facciamo tante presentazioni perché il nostro biglietto da visita sarà quello che vedrete, quello che sentirete e tutto ciò che vi farà emozionare. Abbiamo creato uno slogan per questo spettacolo intitolato «Amore non è violenza». Abbiamo creato questo slogan per poter dire no alla violenza contro le donne e per far riflettere su questo tema spesso sottovalutato e da sempre all'ordine del giorno. Parliamo quindi di una cosa importante e un argomento sul quale riflettere a fondo. Ma insieme ci divertiremo scoprendo anche come si può da una difficoltà trovare delle strade positive, da un problema trovare una soluzione e da una tragedia saper ripartire. Tutto questo con noi, con voi, insieme. Viva la vita! Ringraziamo i nostri ballerini per la rappresentazione. Abbiamo scelto di simboleggiare la lotta, l'unione, le discordie e l'amore tra uomo e donna. E abbiamo scelto il rosso come colore significativo di questa causa. Oggi non è il 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ma è un giorno come un altro, un momento sempre adatto a difendere questa causa.
Bene, quindi abbiamo il colore rosso. Il colore rosso ci ricorda la denuncia ai femminicidi, in particolare le scarpette rosse. Le scarpette rosse, per tradizione mondiale, sono il simbolo per la lotta contro la violenza sulle donne. Ebbene, vedremo queste scarpette ai piedini della nostra protagonista e capiremo che cosa queste scarpette vogliono dirci e che cosa significa indossarle. Accadono molte cose, belle, brutte, ma non solo, anche nel passato sono accadute, nel futuro accadranno. E tutte queste cose, beh ecco, la maggior parte sono scelte che facciamo noi. Cosa vogliamo scegliere? Spetta a noi, solo a noi. Buonasera e ben ritrovati con il servizio delle 20:30. Ancora un evento drammatico che colpisce il Veneto. È stato ritrovato stamane il corpo di una giovane ragazza, vittima di femminicidio. Io voglio raccontarvi quello che è successo. Fate molta attenzione, ci sono cose che non vorremmo mai accadessero. A me però è capitato. Scusa, è libero? Sì, sì, è libero se vuoi. Grazie. Oh, cosa stai leggendo? Ah, figo, l'ho letto il mese fa. Bene, veramente? Bene. Io l'ho appena iniziato. Quindi lo sei arrivato quando si scopre che lui era lei che è stato il maggiordomo a ammazzare tutti col mitragliatore del nonno e... Boom! Che finale da panico! No, ma allora sei stronzo. Oh, no, scusami, posso farmi perdonare? No, guarda, basta che non mi dici nient'altro. Adesso è arrivata la mia corriere, devo andare a casa. Ciao. Tanto ti ho detto tutto. Ciao. Ehi, ciao! Ciao Yasmin, come va? Tutto bene nella nuova città? Bene, dai, però mi manchi un sacco. Anche tu, cavoli! Dai, raccontami qualcosa. Hai fatto amicizia con qualcuno? Beh, in realtà ancora con nessuno. Però in realtà oggi si è seduto vicino a me un ragazzo che mi ha chiesto che libro stavo leggendo e mi ha pure spoilerato il finale. Davvero? Ma com'era sto tipo? Era figo almeno? Sì, dai, era carino. E quindi? Com'è andata a finire? Beh, ma niente, è arrivata la mia corriere e sono dovuta andare a casa. No, peccato. Comunque, vabbè, adesso devo andare perché i miei mi stanno chiamando. Bene, ci sentiamo ciao. Dopo. A più tardi.
Buongiorno ragazzi e bentrovati. Oggi vi presento Yasmin, la vostra nuova compagna. Si è appena trasferita e non conosce nessuno, quindi cercate di aiutarla ad ambientarsi e siate disponibili per qualsiasi sua necessità. Quindi benvenuta. Buongiorno. Benvenuta. Dai ragazzi, animo, non avete fatto niente? Non proprio, eh? No. Allora Silvia, partiamo da te. Beh, a luglio sono stata al mare con i miei amici, mentre ad agosto ho dovuto studiare perché il prof di matematica mi ha rimandata. Se avessi studiato durante tutto l'anno, Silvia? Se avessi studiato. Andiamo avanti. Già sono andata con i miei amici a... Buongiorno professoressa, mi scusi, era rosso, l'autobus era pieno, ho dovuto prendere quello dopo, c'era tantissima gente sul marciapiede. Buongiorno. Buongiorno signor Alberto, anche quest'anno inizia facendosi riconoscere. Lei è quella del libro, che culo! Mi raccomando, non importunare subito la nuova ragazza. Nuova? Ma siamo come culo e camicia, come minestrone e patate, siamo così, eh? Già trovato l'amichetta. E come va col libro? Ragazzi, vedo che l'attenzione già se ne va, quindi delle vacanze parleremo un'altra volta. Adesso iniziamo la lezione. Dai, oh, per favore. Che palle. Ciao Yasmin, che bello sentirti. Com'è andato il primo giorno di scuola? Bene, dai, sì, non ci crederai comunque. Indovina chi mi sono ritrovata come compagna di banco? Boh. Non saprei, ma lo conosco. Ti ricordi il tipo della stazione? Ma chi? Il tipo della stazione? Già. No, davvero? E quindi? Cosa avete fatto? Sì, no, guarda, ero imbarazzatissima, non sapevo cosa dirgli, lui invece non smetteva di parlarmi. E quindi? Cosa ne pensi? Sì, no, dai, alla fine è stato carino con me oggi. Beh, dai, chissà che non possa nascere una bella storia. Hai messo like alla foto di questa, ti piace? Ma no, dai, è solo un'amica, tranquilla. Sì, sì, voglio vedere se ci sia una cosa del genere, cosa mi diresti? Ascolta, vieni qui. Adesso mettiamo like a un'altra foto. Aspetta, fai la faccio un attimo stupida. Così, check. Visto? Guarda qui, due piccioncini là, ma guardali. Proprio ridere. Aspetta, vado a vedere cosa dicono. Guarda, strafigo. Strafigo! Cosa? Tranquillo. Su, avanti, dai. Ripeti calmo, quello calmo, che hai detto. Calmo, dai. Ripeti calmo, quello calmo, che hai detto. Hai capito? Andiamo. Oh, calmati. Stai zitta. Non fatevi rivedere mai più. E tu? Osa un'altra volta dirmi quello che io devo fare ed è finita. Ehi, ciao, come va? Sì, sì, bene, dai. Ma cos'è quella faccia? Non mi sembra tutto bene. Ma niente, niente. Dai, dimmi cosa c'è. Beh, non mi è piaciuto affatto il comportamento che ha avuto con me oggi il mio ragazzo. Perché? Cos'è successo? Ho notato che quando siamo da soli va tutto bene, tutto perfetto. Invece quando siamo in compagnia di altri noto degli atteggiamenti aggressivi da parte sua. Ma spiegami meglio. Guarda, oggi siamo usciti e ad un certo punto si è scaldato per nulla, non so perché. E... cosa ha fatto? Beh, guarda, non ho proprio voglia di raccontartelo, te lo dirò un'altra volta. Ok, come vuoi, magari è stata solo una giornata, no, poi vedrai che le cose si sistemeranno. Senti, Alberto, ti devo parlare. Sì, dimmi. Riguardo a quello che è successo l'altro giorno. Ah, a cosa ti riferisci? Non mi è piaciuto affatto il comportamento che hai avuto con quei ragazzi. Lo so, ma ho reagito istintivamente. E poi quello che faccio lo faccio per noi due. Ok, ma non voglio che sia così. Comunque, cambiando argomento, Matteo mi ha invitato alla sua festa di compleanno, per cui non posso venire da te. Scusa, tu hai intenzione di andarci? Beh, credo proprio di sì. Scusami un attimo, chi è che ti ha dato il permesso di andare a quella festa?
Sei tu, scusa, per dirmi cosa fare? Io sono quello che comanda e tu devi ascoltarmi, ascoltare le mie parole. Non andrai a quella festa, è chiaro? Chiaro? Questo è stato l'inizio della mia tragedia, perché io a quella festa ci andai e lui lo venne a sapere. That ass bat like a boom 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 boom. Ma cosa ci fa qui Jasmine senza Alberto? Meglio avvertirlo, va? So tutto. Tutto cosa? Non far finta di niente. Ma cosa c'è? So che l'altra sera sei andata a quella festa. Ti avevo detto che avrei voluto andarci. E io ti avevo detto che non ci saresti dovuta andare. Chi sei tu, scusa, per impedirmelo? Io sono quello che comanda. Se io dico qualcosa, tu non la fai. Madonna, che modi. Sì, beh, veramente, che violento. Guarda la Yasmin, sta piangendo. Ah sì, è vero, chissà cosa le ha fatto stavolta. Andiamo a vedere, va. Ehi. C'è qualche problema, Yas? Dai, raccontaci cosa è successo. Non ne posso più, mi sta rovinando la vita. Se ti amasse davvero, non si comporterebbe così. Pensaci. Ma però, questa cosa interesserà ad Alberto. Pronto? Ciao Alberto, devo parlare. Sì, dimmi. No, meglio ci incontriamo. Va bene, stasera al parco alle 7? Ok, ciao, dopo. A dopo. Out in the garden where we planted the seeds. Ma starò facendo la cosa giusta. Forse ho sbagliato fin dall'inizio a lasciarmi trascinare. Non avrei dovuto fidarmi subito. Abbiamo corso troppo. Avrei dovuto fare più amicizie, invece di dedicarmi soltanto a lui. Lui che è stato il mio primo punto di riferimento in questa città per me nuova. Lui che si è sempre concentrato solo su di me, forse troppo. Lui che, inizialmente, ha cercato di farmi sentire speciale. Lui che, con il suo modo di amarmi, mi ha isolato da tutti, rendendomi solo ed esclusivamente sua, credendo di fare così il meglio per me. E ora che va male, mi ritrovo da sola. Perché se questo è il suo modo di amarmi, non posso accettarlo. Chissà come la prenderà. Speriamo non reagisca male, ma io rivoglio la mia libertà. Ehi. Ciao, è tanto che aspetti? No, sono appena arrivato. Siediti. Allora? Beh, sai, è da un po' che sto riflettendo sulla nostra relazione. E con questo cosa vorresti dire? Dannazione, parla! Ecco, proprio di questo volevo parlarti. Non voglio più essere trattato così. Non vedi come sei? Se mi amassi non ti comporteresti così. Non voglio più essere trattato così io. Sei troppo violento. Mi dispiace, ma tra noi è finita per sempre. Addio.
Ma è proprio finita per sempre! Buonasera e ben ritrovati con il servizio delle 20.30, ancora un evento drammatico che colpisce il Veneto. È stato ritrovato stamane il corpo di una giovane ragazza, vittima di femminicidio. Gli agenti della squadra mobile hanno già accertato l'assassino. Il colpevole? L'ex compagno della ragazza. Ha tolto la vita alla giovane donna per motivi di gelosia. Un dramma che lascia tutta la città in lacrime. La perdita di una giovane vita. La famiglia di Yasmin è distrutta dal dolore e chiede giustizia per la loro figlia strappata alla libertà all'età di soli 17 anni. Turn the other way, look around. Non è possibile, non può essere lei. Come può finire così tra due persone che si amano? Questo vuol dire che non era amore. E pensare che aveva solo 17 anni. Non può essere successo veramente, non posso accettarlo. Non posso accettare che per lei sia finita. Mentre io ero qui, tranquilla, felice, perché la mia amica sembrava aver trovato la persona giusta da tenersi accanto. Ora però mi sento in colpa, perché non ho prestato attenzione a quel poco che con coraggio era riuscita a dirmi. Non ci si può fidare proprio di nessuno. Nemmeno di coloro che dicono di amarci. Viviamo in un mondo in cui nemmeno l'amore unisce le persone. Tutti pensano solo a se stessi. Non accettano sconfitte. Non accettano che gli si venga detto di no. L'ha fatto. L'ha fatto di nuovo. Ma questa volta è finita davvero. Lo so, potevi immaginarmela. Pensate me la sia cercata, eh? Ma non ho altra scelta. Perché arriva un momento in cui ti trovi di fronte ad un bivio e cosa fai? Decidi di essere la proprietà di qualcuno o scegli la tua libertà? Vi dico che non è colpa mia. Io volevo solo amare ed essere amata. Non pensavo che l'amore potesse portare a tutto questo. E ne sono ancora convinta. Ma queste persone non sanno dare il giusto peso alle loro parole, né quando ti insultano, calpestando la tua dignità, né quando ti dicono che ti amano, poiché non sanno nemmeno cosa significhi. Perciò vi posso dire che non è stato l'amore ad uccidermi, ma l'egoismo di coloro che non sanno accettare il no della vita, perché io ho scelto la mia libertà e lui non l'ha accettata. Amore non è violenza. Attori, ma soprattutto alle storie, alle vicende che, seppur frutto della fantasia, ci aiutano a capire e a conoscere la realtà. Purtroppo non tutte le storie finiscono bene, ma le raccontiamo proprio per esserne a conoscenza e, nel caso in cui sia possibile, prevenire le conseguenze negative che possono accadere. Ora proseguiamo imparando la differenza tra uomo e donna. Che cosa pensereste se noi vi dicessimo uno squillo? Beh, ecco, un suono del telefono. E una squillo? Beh, lasciamo a voi l'interpretazione. Ecco a voi il monologo di Silvia. Sono qui per elencarvi una serie di sostantivi maschili che, se declinati al femminile, assumono totalmente un altro significato. Un significato che si avvicina a quello della prostituzione. Adesso vi faccio una serie di esempi. Un cortigiano, un uomo che vive a corte.
una cortigiana, una mignotta, un massaggiatore, un cinesiterapista, una massaggiatrice, una mignotta, un uomo senza morale, un pragmatico, una donna senza morale, una mignotta, un uomo facile, un uomo senza pretese, una donna facile, una mignotta, un uomo disponibile, un uomo gentile e premuroso, una donna disponibile, indovinate, una mignotta, un passeggiatore, un uomo che cammina, una passeggiatrice, una mignotta, un uomo con un passato, un uomo che ha avuto una vita in qualche caso non particolarmente onesta, ma che ne vale la pena di raccontare, una donna con un passato, una mignotta, un maiale, un animale della fattoria, una maiala, una mignotta, un cane, il nostro adorato amico fedele, una cagna, la mignotta, uno squillo, il suono del telefono, una squillo, meglio se non lo dico, un uomo di mondo, un gran signore, una donna di mondo, una gran mignotta, uno che batte, un tennista che serve la palla, una che batte, una mignotta, un rimorchiatore, un utile natante, una rimorchiatrice, una mignotta, un uomo immagine, la figura più rappresentativa di un'azienda, una donna immagine, una mignotta, un gatto morto, un felino deceduto, una gatta morta, una mignotta, uno zoccolo, una calzatura di campagna, una zoccola, indovinate, una mignotta. Bene, questo elenco è stato scritto da un uomo che si chiama Stefano Bartezzaghi, un giornalista ed un esperto di linguaggio. È impressionante, vero, sentire queste parole e vedere come le donne vengano discriminate anche nel lessico. Però, per fortuna, queste sono soltanto parole. Certo, se le parole diventassero la traduzione dei pensieri, sarebbe proprio grave. All'asilo un bambino potrebbe maturare l'idea che le bambine siano meno importanti di lui. Da ragazzo essere convinto che le ragazze siano in qualche modo di sua proprietà. E poi da adulto pensare sia giusto che le sue colleghe vengano pagate di meno. E a quel punto non gli sembrerebbe grave nemmeno offenderle, deriderle, toccarle e palpeggiarle. Beh, se fosse così potrebbe diventare proprio pericoloso, eh? Una donna potrebbe essere aggredita e picchiata dall'uomo che la ama. Uno che la ama così tanto da pensare che lei sia soltanto cosa sua e quindi farne ciò che vuole. Ma se davvero le parole fossero la traduzione dei pensieri, un giorno potremmo sentire frasi offensive e senza senso, come queste. Chissà quella cosa avrà fatto per lavorare. Sì, ma anche lei si va in giro vestita così. Dovresti essere contenta se ti guardano. Lascia stare, sono cose da maschi. Te la sei cercata? Ma per fortuna queste sono soltanto parole. Grazie mille a tutti. Ringraziamo Silvia per la serie di definizioni che ci ha dato che possono essere attribuite agli uomini e da certi punti di vista purtroppo anche alle donne. Ora c'è una canzone di Alessia Toffoli scritta da lei. Ricordo quella sera come fosse ieri. Mi hai dato una rosa e fatto un complimento. Ricordo quel momento come fosse oggi. Mi hai dato una sberla, avevi gli occhi rossi. Piano.
piangere, piangere, piangere non serve a niente. Credere, credere, credere che passerà. Piangere, piangere, piangere non serve a niente. Credere, credere, credere che passerà. Ricordo quel gesto come fosse ieri. Mi hai dato una carezza e mi hai baciata. Ricordo quell'istante come fosse ora. Mi hai detto ti amo, non ero più sola. Piangere, piangere, piangere non serve a niente. Credere, credere, credere che passerà. Piangere, piangere, piangere non serve a niente. Credere, credere, credere che passerà. Ricordo quei tempi in cui ti amavo, in cui ero felice e non giudicavo. Ricordo quei giorni in cui mi picchiavi tra schiaffi e pugni, parole, insulti. La colpa pensavo fosse mia, ma ora capisco, era pura follia. Piangere, piangere, piangere non serve a niente. Credere, credere, credere che passerà. Piangere, piangere, piangere non serve a niente. Credere, credere, credere che passerà. Piangere, piangere, piangere non serve a niente. Credere, credere, credere che passerà. Piangere, piangere, piangere non serve a niente. Credere, credere, credere che passerà. Piangere, piangere, piangere non serve a niente. Credere, credere, credere che passerà. È ora di dire basta. Bene, ringraziamo la Alessia Toffoli per questa canzone e direi che dopo questa canzone possiamo entrare nelle migliori hit italiane. Mi raccomando, seguitela sui social perché è arrivata anche in semifinale a Sanremo Giovani e ringraziamo anche Elena per la performance con il cerchio. Ma ora andiamo a scoprire insieme cosa pensano veramente le donne. Che cosa significa per te essere donna? Secondo me essere donna vuol dire essere apprezzata, per esempio, dai ragazzi, non essere discriminata da nessuno. Vuol dire non esserci nessuna differenza con l'essere un uomo. Sono un essere umano come tutti gli altri, forse con un pelo di sensibilità in più. Vuol dire poter avere i propri diritti. Portare il dono della vita. Prendersi cura di se stessa, essere coraggiosa, fiera di se stessa, avere autostima. Potermi vestire come mi pare senza avere il timore di essere sminuita in qualsiasi modo, in qualsiasi maniera, verbalmente o no. A volte è un vantaggio, a volte uno svantaggio, almeno. Io ritengo più forti le donne e gli uomini, però allo stesso tempo anche nel mondo lavorativo valgono 10 volte di meno. Essere libera, sì, e essere bella. Allora, è una domanda molto difficile. E dare tanto amore al marito e ai figli. Per me essere una donna vuol dire essere forte. È difficile trovare un aggettivo, una parola che possa identificare una donna come sesso. Per me essere una donna vuol dire essere indipendente. Che si sappia esprimere, che crede in se stessa. Beh, sia una donna, quindi sia fiera di essere una donna, è anche molto difficile a questo mondo. Essere donna non è solo casa e lavoro, ma anche libertà. Secondo me essere donna significa essere forti. Per me essere donna significa essere libera. Per me essere donna significa essere indipendente. Per me essere donna significa essere rispettata. Per me essere una donna è un privilegio. Penso voglia dire fare parte in un qualche modo di una comunità. È proprio questo fatto di sentirsi parte di un gruppo che deve sostenersi ed aiutarsi per raggiungere obiettivi comuni. Siamo persone e ogni caratteristica appartiene a una persona individualmente, indipendentemente dal suo genere. Per me essere donna significa essere madre. Welcome.
Ora, uno spazio per parlarci direttamente, un'occasione d'oro per apprendere conoscenze, competenze, ma soprattutto per confrontarci sul tema della violenza che accade tutti i giorni. Lo faremo con alcune persone che sanno offrire vere soluzioni a queste difficoltà e che ci aiuteranno a capire meglio il tutto. Approfittiamone per chiedere, domandare, ma soprattutto per ascoltare con attenzione. Questa sera diamo spazio a diverse personalità competenti. Avremo la fortuna di avere con noi il dirigente capo, professor Olivotto, e il sovrintendente Mauro Daronc, entrambi del commissariato di polizia di Conegliano, e due psicologhe del centro antiviolenza, Sara e Silvia, di Vittorio Veneto. E l'assistente sociale bolognese. Accogliamoli con un grande applauso. Vi vogliamo tutti, è una splendida rosa. Prego. Lascio a voi la parola. Non abbiamo programmi, ma abbiamo tanta voglia di imparare e abbiamo chiesto il loro intervento perché chi meglio di loro può darci spiegazioni, soluzioni. E partirei dal commissario capo. Grazie. Buonasera a tutti e grazie ovviamente dell'invito. Per rompere un po' il ghiaccio, perché parlare davanti a folla che non si vede, e da poliziotto io difficilmente mi metto davanti a qualcuno che non vedo. Non sono professore, quindi l'emozione che ho avuto vedendo quello che hanno scritto i ragazzi, avrei voluto essere professore, perché finora abbiamo visto qualcosa di eccezionale qui questa sera. Parlo personalmente, penso di poter spendere una parola anche per il sovrintendente Daronc. E c'è veramente difficile per noi inserire delle tematiche serie che attengono alla violenza agita sulle donne, ma alla violenza in genere, dopo aver visto veramente tanta, tanta poesia. Noi però siamo anche questo, facciamo parte di un pezzo dello Stato, che è la Polizia di Stato, un segmento della collettività che voi ben conoscete, che cerca con fatica e con dedizione di svolgere un compito delicato che spesso viene percepito solamente nel momento punitivo. A noi ci hanno dato questo compito, o meglio, noi ci siamo anche scelti di svolgere un servizio tutelando le cosiddette fasce più deboli. Il commissariato è un'articolazione di una più ampia struttura che voi conoscerete come forze dell'ordine. La nostra vocazione ovviamente è una vocazione civile. Siamo una forza di polizia a ordinamento civile, quindi non me ne voglia il capitano Giletti, che ho sentito della compagnia Vittorio Veneto poco tempo prima di entrare qui a teatro, perché la nostra giubba, la giubba della Polizia di Stato, è in realtà, come vi ho detto, una sola parte di un insieme, e essere da solo mi mette un attimino in imbarazzo. Tutti noi delle forze dell'ordine lavoriamo in un settore che è quello della violenza con dedizione e cerchiamo di essere anche professionali. Ovviamente tematiche come queste sono enormi. Vi possiamo dire come agiamo noi, come facciamo noi, al di là del quotidiano. Noi cerchiamo di prevenire reati, punire i colpevoli e aiutare le vittime. Sembrano tre concetti da scuola elementare. Però solo questi
possono indicarvi in quale direzione, con quale difficoltà e noi dobbiamo muoverci. Prevenire reati significa che le pattuglie che vedete girare sono a contatto con il territorio. Le tecnologie non di oggi ci permettono di avere un servizio di 113, 112, per il quale qualsiasi tipo di emergenza viene segnalata ad una centrale operativa. Quindi arrivando al caso concreto, seppur così cinematografico, ma molto aderente alla realtà, molto aderente alla realtà, le segnalazioni che riceviamo spesso sono segnalazioni, userei il termine tardive. Noi non facciamo il mestiere e non abbiamo l'impegno e la preparazione professionale, nonostante tutti gli sforzi, di un altro segmento che è quello della tutela anche psicologica delle vittime. Vi dicevo, una tripartizione, prevenzione dei reati, punizione dei colpevoli, tutela delle vittime. Come tutela delle vittime spesso lavoriamo in sinergia e, abusando di un termine già abusato, mi unisco al coro, in rete, lavoriamo in rete. Perché se qui a fianco a me c'è il sovrintendente Ronco del commissariato, che ho il privilegio di dirigere da inizio gennaio, di Conegliano, è perché è una parte importante, professionalmente preparata, per accogliere nel miglior modo possibile le istanze di chi ha bisogno anche di capire come fare per sottrarsi o per continuare in un percorso di prevenzione dei reati. La nostra formazione mentale, la mia forse accentuata dagli anni e dalle fatiche professionali, però effettivamente siamo portati a distinguere tra reato o no, tra quello che è penalmente punibile e quello che non lo è. Questo non significa che non abbiamo capacità di ascolto e quindi il 113 può star a significare per voi una chiamata per una banalissima lite in famiglia. Io non so quanti in sala, quanti di voi abbiano mai materialmente preso il telefonino, preso il telefono di casa e composto il numero anzidetto 113 piuttosto che 112. Spesso ci capita nelle realtà come le nostre di avvertire un disagio nel mettere in difficoltà le forze dell'ordine perché abbiamo tanto di cui pensare. Ed è vero, abbiamo i rapinatori, abbiamo lo spaccio di stupefacenti, abbiamo i giovani che non fanno, che vogliono fare gli adulti, prima l'abbiamo visto, no? Però una segnalazione per noi è sempre, 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 sempre importante. Per la tematica di questa sera, anche l'aspetto punitivo deve essere, come dire, condiviso con voi, perché non spetta a voi indicare se siete degli impiccioni o se siete dei delatori o se siete delle persone che non si fanno gli affari propri. Un aspetto toccato, mi pare di aver colto, è l'egoismo dei ragazzi, è l'egoismo dal quale siamo circondati. Noi cerchiamo di essere meno egoisti possibili, cercando di vedere, scusate la supponenza e la falsa modestia, ma spesso ci riusciamo come forze dell'ordine perché abbiamo degli strumenti penetranti, incisivi, di controllo, è la legge che fortunatamente ce lo impone. E quindi riusciamo ad avere capacità cognitiva di quello che può accadere a una persona che subisce una violenza. Quindi nel momento in cui può accadere qualcosa di grave, noi ci affidiamo moltissimo anche alle segnalazioni che spesso non possono avvenire in forma riservata, ma nella normalità dei casi deve avvenire, e guardate, lo dico con il cuore
con il cuore in mano, perché l'età avanza per tutti e quindi anch'io inizio ad avere piccole debolezze sentimentali, ma siamo parte di una comunità, quindi segnalare non significa rovinare una persona, significa porre all'attenzione di chi è in grado di fare il proprio dovere e di dare una mano, di porre all'attenzione situazioni che magari sono sconosciute. Spesso ci confrontavamo prima in alcuni casi professionali avuti, spesso facciamo accertamenti di polizia giudiziaria, quindi investendo la magistratura e tutto quello che ne consegue, che ci portano ad avere risultati già conosciuti magari dal dirimpettaio di piano, dal compagno di classe, dall'amico frequentato, e mai detti alle forze di polizia, che vogliono ovviamente non perseguire a tutti i costi ma risolvere una problematica. Terzo e ultimo aspetto, ovviamente poi sono aperto a qualsiasi tipo di considerazione, come giustamente mi indicava il vostro referente. Terzo aspetto è quello dell'accoglimento delle persone che possono essere in difficoltà. C'è una parcellizzazione, uno spezzettamento di realtà che vi possono aiutare. Ovvio che il primo punto di riferimento per noi che ancora ci crediamo, poi quando cambieranno le regole cercheremo di uniformarci a noi, a loro, il primo punto di riferimento deve essere la famiglia, e noi non vogliamo essere una famiglia di tutti, ma siamo comunque anche accoglienti. Quindi se in prima battuta ritenete che una persona in difficoltà possa non avere il coraggio o possa non avere la fortuna di confidarsi, o anche in maniera delicata con le forze di polizia piuttosto che con altre istituzioni, sappiate che chi è vicino può comunque segnalare. Poi noi non agiamo distinto, ci confrontiamo soprattutto con i centri, in questo caso i centri antiviolenza, e ci confrontiamo per quelle che sono le migliori strade da offrire alla persona offesa. I ragazzi avrebbero sicuramente voluto dire molto, ma era tutto così bello. Io parlo magari anche un po' più degli adulti. Spesso ci è capitato di confrontarci e di avere di fronte una persona che con un percorso già maturato si proietta nel futuro e ci chiede: che cosa faccio adesso che ho denunciato lui, che ho svuotato tutto, come si svilupperà la mia vita, la nostra vita, a seguito di quello che dico a voi poliziotti, quindi fondamentalmente non assistenti sociali. Se possiamo spezzare una lancia e spendere due parole anticipando il contenuto di quello che diranno ovviamente gli altri ospiti, noi non abbiamo la sfera di cristallo, non abbiamo idea di che cosa possa succedere, possiamo solo dire che spesso, non in tutti i casi, il percorso di miglioramento di una persona vittima di violenza, seppur lento, è comunque un percorso che porta a quella libertà di cui faceva riferimento la scenetta di prima. Io lascerei la parola al centro antiviolenza, alla psicologa che me ne voglia, non mi ricordo neanche il mio di nome, fra un po' figurarsi se mi ricordo il suo. Monica Monte Sara, scusate la stanchezza. E grazie. Buonasera a tutti. Allora, io sono Sara Monte, psicologa al centro antiviolenza, insieme a Silvia e Stefania Bolognesi, assistente sociale.
del Comune Vittorio Veneto. In realtà non dovevamo parlare, quindi adesso cercheremo di fare un discorso. A questo punto direi che potremmo dire nel concreto quello che è il Centro Antiviolenza. Il centro è nato 3 anni fa, sulla scorta però di uno sportello donna che è attivo a Vittorio Veneto dal 2005, quindi c'è una bella storia all'interno della città come servizio pubblico. Anche il centro è un servizio pubblico del comune, quindi è totalmente gratuito. Qualunque servizio noi facciamo è gratuito. Serviamo sostanzialmente tutto il territorio dell'ex ULS 7, perché poi il centro più vicino è Treviso oppure Montebelluna. Ci troviamo nell'edificio del comune di fronte all'Informa Giovani e siamo aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì con orari diversi. Quello che facciamo è ovviamente in primo luogo l'attività diretta con l'utenza, quindi accogliamo le donne, cerchiamo insieme se possibile di costruire e se vogliono soprattutto un percorso di uscita dalla violenza e ci riferiamo, come è stato detto prima, soprattutto ad interventi dirette, quindi con gli assistenti sociali se ci sono certe necessità, alla polizia se ce ne sono altre o consultorio familiare, CERT, dipende dalle problematiche che emergono. Il lavoro diretto certo è un discorso, se volete, abusato, ma è assolutamente fondamentale, perché non possiamo far tutto e abbiamo bisogno di vari servizi che ci diano una mano. Per quanto riguarda l'utenza, secondo me la cosa più importante da dire è che parlare di violenza non è solamente parlare di donne accoltellate, non è solo parlare di donne che finiscono in pronto soccorso. Queste sono una minima parte, perché la violenza la vivono tutti i giorni all'interno delle case e molto probabilmente non emerge nemmeno. Quindi può essere la nostra vicina di casa, può essere l'amica, può essere una conoscente. Possono essere storie di vita che arrivano a noi dopo 20 o 30 anni di matrimonio, quindi che non emergono assolutamente, può essere chiunque. E questa è la violenza che arriva a noi dopo tanti e tanti e tanti anni e che non emerge nel quotidiano. A me ha colpito molto il monologo che c'è stato prima, mi ha fatto riflettere per considerare molto importante l'attività che viene fatta dal centro, non solo con le donne, ma a livello di sensibilizzazione e di promozione, perché di fatto se c'è la violenza non è perché c'è il pazzo che gira per strada, ma perché c'è una cultura in cui tutti siamo immersi ogni giorno e che in qualche modo giustifica quella che è la violenza del quotidiano, per cui basta aprire un giornale e si vede solo dalle pubblicità quello che è l'atteggiamento verso la donna o verso l'uomo. Le parole che vengono utilizzate hanno un senso e hanno un significato, e questo lo facciamo noi ogni giorno. Per cui noi diciamo sempre, noi ma anche noi che siamo qua, anche solo come cittadini, possiamo fare la differenza nel momento in cui stiamo magari più attenti alla nostra vicina di casa, nel momento in cui la aiutiamo, no, non dico da tecnici, ma magari ad arrivare ad un centro in cui può essere aiutata. Basta, a volte a noi le donne dicono, vi dico la frase più ricorrente è questa: grazie di avermi creduto. Quindi grazie di avermi creduto significa, o di ascoltato, esatto. Quindi a volte basta una parola di conforto, basta dire vieni che andiamo a berci un caffè lì di fianco così ti faccio vedere dov'è il centro, poi magari lei non verrà il giorno dopo, ma magari ci verrà un mese dopo. Sembrano piccole cose, ma queste veramente fanno la differenza per tante, tante donne. E ve lo diciamo per esperienza, perché ce lo raccontano. Quello che fa il centro quindi è appunto l'attività con queste donne, sono eventi che organizziamo noi o cui partecipiamo, tipo questo, sono attività dirette, da poco abbiamo iniziato un progetto che è in divenire, in crescita con le scuole, quindi parliamo di eventi, di progetti di sensibilizzazione e di promozione. Il progetto che è iniziato, che credo possa soprattutto interessare in questo luogo, visto che qui ci sono tante scuole coinvolte, è rivolto in questo momento al territorio vittoriese,
quindi lavoriamo con le scuole superiori di Vittorio e l'idea è quello di fare delle prove sostanzialmente, di vedere come funziona, eventualmente di correggerlo e poi di estenderlo a tutto il territorio. Per questo anche stamattina dicevo, ben venga qualunque suggerimento anche da parte dei ragazzi, da parte degli insegnanti. Noi possiamo fare delle proposte, possiamo anche attuarlo, però non c'è miglior suggerimento di chi poi riceve l'intervento, quindi rinnovo insomma l'invito a passarci dei suggerimenti e mi fermerei qua, mi fanno segno, quindi passo, non so, qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Buonasera, è già stato detto molto, non tutto, ma l'ho portato anche il codice penale per annoiarvi con l'elencazione delle leggi. Vorrei lasciarvi, per non togliere e sottrarre tempo ai ragazzi, solamente con una domanda. Nella fiction, che troppo spesso non è fiction, che abbiamo visto prima, chi è l'assassino? L'assassino è il nome di quel ragazzo, l'assassino è il nome di ognuno di noi. Il vicino della porta accanto, il familiare che non vede. Vi dico per esperienza che spesso, troppe volte, facendo attività di indagine, non per punire un colpevole responsabile di maltrattamento in famiglia, ma per intervenire preventivamente, anche per tutelare una probabile vittima, ci si sente dire «Sioret minum intrigue». È una frase atroce, orribile, che rischia troppe volte di essere l'epitafio sull'ennesima lapide di una vittima di femminicidio. Le forze dell'ordine ci sono, il CAV c'è, il rapporto è simbiotico ed è un ottimo rapporto. Quello di cui abbiamo bisogno sono le sentinelle sul territorio. Senza di voi ci saranno ancora, non avremo la possibilità di intervenire o comunque, come diceva il mio dirigente, il nostro intervento sarebbe tardivo. Vedendo quello che esprimono i ragazzi, quello che trasmettono i ragazzi, provo anche con piacere la speranza che i centri antiviolenza potrebbero con il tempo scomparire. Potremmo farne a meno, perché se il messaggio che portano i nostri figli è questo, vuol dire che sta passando il messaggio che se dobbiamo fare qualcosa, se vogliamo fare qualcosa, lo possiamo e lo dobbiamo fare tutti assieme, senza delegare a forze dell'ordine o alle istituzioni in generale. Io ne ho di bravissimi di poliziotti, però vi porto tutti alla realtà. La violenza è un aspetto dell'uomo, dell'essere umano. Quindi, con grande realismo vi dico, siate compartecipi di un percorso che noi abbiamo, che è quello comunque che i violenti vanno fermati. Non vi vogliamo dare illusioni. Una persona violenta ha sicuramente, e qui scatteranno le ire dell'altra parte, ha sicuramente un passato difficile da gestire, è sicuramente vittima a sua volta di violenza. Un uomo violento è sicuramente stato trattato male da piccolo e tutto quello che mi dicono loro, tutto. Però per me, per noi, forza di polizia, un violento va trattato come un violento. Vi vorrei lasciare con un sorriso, ma sappiate che noi faremo i poliziotti e loro faranno gli assistenti sociali. E quindi tutto quello che il violento possiamo inibire, fermare, anche riportare alla normalità, lo faremo con il sorriso, ma con il codice penale e le leggi penali in mano. Scusatemi l'introduzione a gamba tesa. Vi ringrazio perché comunque i nostri ospiti
non sono in orario di lavoro, sono qui per una serata di informazione, di sensibilizzazione e è per noi un onore averli qua. Quindi ancora un immenso grazie da tutti i ragazzi, dalla scuola, Città della Vittoria, Artistico e Alberghiero. Se avete una conclusione, ma penso che il commissario capo abbia già dato un'ottima conclusione, se volete aggiungere qualcosa, se no noi proseguiamo con lo spettacolo. Grazie. Ed ora, caro pubblico, è arrivato un momento importante perché grazie ad una semplice esibizione riusciremo a trasmettervi il dolore della vita e la paura della morte. Ma non cercheremo di farvi capire solo questo, cercheremo di farvi capire anche che l'importanza, ma soprattutto il valore che ha la nostra vita. Attraverso questa storia presentata da Alberto e Roberta, fateli loro un bel applauso. Ecco a voi, tratto da una storia vera, o mia o di nessuno. Mi chiamo Filomena,
per le amiche filo. Ho 10 anni, sono caruccia e un po' timida, difatti divento rossa come un pomodoro quando devo parlare e mi piacciono molto le Charlie Jensel. A scuola ci vado tutta aggiustata, poi ogni tanto mi sporco il grembiule giocando a nascondino con i maschietti. Difatti mamma mi sgrida sempre. Ho anche una sorella più piccola con la quale mi diverto a tirargli i capelli. Sono un po' dispettosa. Mi chiamo Marcello e ho 12 anni. Tra le ragazze della mia scuola sono conosciuto come Le Don Giovanni. Sarà per la mia fragranza di cane bagnato, modestamente 2 settimane senza lavarmi. Ah, ma ho anche degli amichetti, Giorgio, Pietro, Amedeo, Alessandro, con cui di solito o mi meno o ci spariamo per finta. Sai, no? Cose da maschi. Ieri sera sono stata ad una festa, però avendo 16 anni sono dovuta andar via prima e non ho fatto in tempo a conoscere quel bel ragazzo che era un incrocio tra Raoul Bove e Tom Cruise. Però mi ha lasciato il suo numero di telefono, sto pensando di fargli uno squillo domani mattina, speriamo che risponda. Anche se a dire il vero ancora all'amore non ci penso, ho altro per la testa, però ho sempre preso come modello i miei genitori, loro sì che si amano alla follia. Sono proprio uno sfigato, ho 18 anni, dovrei essere all'apice della mia sensualità e chi mi chiama un tappo, il cui nome è la fusione tra filosofia e menare. Ma però in fondo dei begli occhi azzurri, ha un buon profumo e soprattutto non se la tira. Ha un po' la voce squillante, però per il resto è ok. Ho superato il muro dei 30 anni, alla fine con quel Marcello mi ero fidanzata. Era la prima volta ed era una sensazione stranissima. Mi faceva sentire come se fossi in un mondo meraviglioso e colorato. Poi però mi resi conto che avevamo sia caratteri sia aspettative di vita diverse. Fin da piccola il mio sogno era quello di entrare nell'arma dei carabinieri, il fascino della divisa. Lui invece è ancora legato al suo paese natio. Così ieri con il cuore a pezzi ho deciso di lasciarlo, perché non lo amo più. Per lui provo solo affetto, ma lui non se ne fa una ragione. Filomena, ieri mi ha detto che non mi ama più, che prova solo affetto per me. Ma cosa me ne faccio io dell'affetto? Io l'amo, lei è mia! In questo periodo sta succedendo una cosa strana. Marcello continua incessantemente a chiamarmi, chiedendomi di chiarire e dicendomi che sta impazzendo senza di me. Sono combattuta, da un lato non voglio che soffra, ma dall'altro sento che devo staccarmi da lui. Io ho bisogno di inseguire il mio sogno. Non so cosa fare. Quella puttana mi ha lasciato! Mi tratta come se fossi un mostro! Nonostante io con lei non abbia mai alzato le mani, se per questo, neanche la voce. Vuoi un mostro? Bene, avrai il tuo mostro. Vedremo se farai ancora la fighetta con le amiche dentro una bella bara. Mi ha chiesto di incontrarlo. Dice che deve parlare. Se parlare, di cosa, se è tutto chiaro? L'istruttore della mia caserma mi ha consigliato di incontrarlo in un luogo pubblico, sebbene io non abbia nulla da temere. In fondo Marcello non mi ha mai fatto nulla di male. Anzi, ha un cuore d'oro. Io non vorrei mai essere al suo posto. Filomena, torna da me, Roma ti sta dando la testa, non sei più quella che ho conosciuto. Marcello, io non ti amo più. Ma io sì ti amo e tu sei mia. Smettila con questa storia, io non sono tua. Tu sì sei mia. È da un'ora che stiamo continuando a ripetere la stessa ed identica cosa. Addio. Ho sceso dandoti il braccio almeno 1 milione di scale. E ora che non ci sei più è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio assieme. E il mio dura tuttora. Né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Come fai a non capire che io ti amo? Tu sei mia, mia o di nessun altro! Ho sceso dandoti il braccio almeno 1 milione di scale.
Non già perché con quattro occhi forse si vede di più. Con te l'ho scese perché sapevo che di noi due, le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue. Intellettuali, poeti e autori definiscono così l'amore, o almeno cercano di definirlo. Ma che cos'è l'amore? Non lo so. O forse credevo di saperlo, ma la persona a cui tenevo di più mi ha ridotta così. Così. Su una sedia a rotelle. I miei sogni, le mie ambizioni, ma soprattutto la mia felicità distrutta. Per colpa di chi? Di chi? Di un uomo, se si può definire tale, che non accetta di perdere qualcosa o qualcuno. Per una bestia che pretende di dominare. Di dominarmi. Ma questo lo dedico a te, Filomena. Al tuo nuovo compagno con cui hai avuto due bellissimi figli che sono la tua felicità. E al terzo che sta per nascere. Io ti ringrazio per non aver mai smesso di lottare, di cedere. Per non aver mai voluto morire o farla finita. Perché la vita può ancora rivelarsi meravigliosa. Meravigliosa, Filomena. Meravigliosa. Delle ore 6:05 è in arrivo al binario 2. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Buongiorno a tutti. Allora, oggi è martedì 15 maggio. Il tempo è abbastanza uggioso, ma noi non demordiamo nelle nostre imprese e oggi abbiamo un compito importantissimo. Andremo a Roma e scopriremo dopo il perché di questa avventura. Show for it now. And I know it ain't pretty when the fire burns out. Calling me when I'm drunk. Remind me of what I've done. And I know it ain't pretty when you're trying to. Bene ragazzi, adesso siamo arrivati a Roma e ci prepariamo ad incontrare una persona speciale. Quindi riparte un altro viaggio all'interno del nostro viaggio. Siamo quasi arrivati a casa della nostra ospite, anzi noi siamo ospiti suoi, però ci manca poco. Siamo arrivati, adesso suoniamo il campanello. Sì, siamo i ragazzi di Viva la Vita. Ah sì, allora guardi, edificio Piscara. Perfetto. Eccoci qua. Buongiorno. Bene, allora siamo arrivati dopo un lungo viaggio a Roma
e siamo qui in compagnia della nostra super speciale ospite, anche se noi siamo ospiti qui a Roma, di Filomena. E intanto grazie per l'accoglienza, per averci accolto. Partirei con una domanda, che così riprendiamo anche il video che abbiamo già visto prima. E che cosa significa per te essere una donna? Essere una donna, io appunto sono una donna, quindi credo che la donna è l'essere forse più importante del mondo, perché grazie insomma a noi donne, certo anche con l'aiuto degli uomini, si crea una nuova vita, e quindi abbiamo sicuramente un compito molto importante, forse fondamentale rispetto a questo. Quindi credo che molto spesso il valore della donna viene trascurato, sottovalutato, anche se i tempi sono cambiati, ci sono state diverse emancipazioni, però purtroppo ecco, assistiamo ancora oggi, siamo nel 2018, a purtroppo ancora a tanti femminicidi, a tante violenze, e questo ci fa capire che forse ancora le cose da fare sono tante. Da dove poi dopo è nata la forza, il coraggio, la voglia di ripartire? Quali sono state le principali motivazioni? Io sono viva per miracolo, nel senso che mi è stata data un'altra possibilità, possibilità che purtroppo per molte donne non c'è stata, e quindi questo ancor più mi ha dato la forza per andare avanti, perché comunque mi è stata data un'altra opportunità, e sicuramente la vita non va buttata, e ho deciso di reagire grazie anche al sostegno della mia famiglia, di quello che poi è diventato mio marito. Ho capito che non potevo lasciarmi andare, ma dovevo andare avanti, ecco, soprattutto per le donne che non ci sono più, e quindi lottare, combattere anche per loro. Cercando anche di capire come mai succedono queste cose, perché un uomo arriva ad un gesto simile, cosa può scattare nel pensiero? Sicuramente è un problema di cultura. È un problema di cultura perché, ecco, nel mio caso io per lui ero un oggetto, ero sua, e non potevo decidere di lasciarlo. Lui infatti non si è mai pentito, ancora adesso dice: è stata colpa mia perché l'ho lasciato dopo tanti anni, io dovevo essere sua moglie. Quindi la donna purtroppo ancora per alcuni uomini è un oggetto. Il fatto di essere stato lasciato per lui era anche un affronto rispetto magari ai suoi amici, a cosa avrebbe detto il paese. Quindi quello che si può fare è educare, quindi partire dai ragazzi fin da piccoli, educare al rispetto sia degli uomini verso le donne, ma anche delle donne verso gli uomini, e rispetto a qualsiasi tipo di diversità. Credo che questo sia fondamentale, quindi un compito importante va dato alla scuola e alla famiglia. Poi ci sono, ecco, anche le associazioni, attraverso anche questi gli spettacoli. Comunque è importante parlarne il più possibile, perché purtroppo da quello che insomma mi sta capitando, mi accorgo che adesso è diventato il femminicidio, la violenza sulle donne, lo stalking, è diventato una cosa quasi abitudinaria, e la gente sembra quasi non farci più caso, e questo non deve accadere, perché questo è proprio purtroppo il problema fondamentale, perché non riguarda soltanto gli altri, può accadere a chiunque, può accadere a noi stessi, può accadere a una nostra figlia, a una nostra amica, a una nostra parente, quindi non è qualcosa che riguarda solo gli altri. Cambiando magari un pochino la direzione, noi siamo impegnati in questo progetto, però sappiamo che anche te hai molti, diciamo, convegni o comunque interventi, progetti. Magari se ci dici qualche attività che stai facendo in particolare. Soprattutto dove riscontro maggiore attenzione, ma anche dove sento un ritorno forte, e quando vado nelle scuole a parlare direttamente con i ragazzi, quindi partendo anche dalle scuole medie, vedo che i ragazzi sono molto attenti, partecipi, e sicuramente gli resta qualcosa. Quindi sicuramente interventi da fare
scuole direttamente con i ragazzi credo che siano fondamentali. È praticamente il punto da dove partire per cambiare la società, perché loro saranno i cittadini di domani, quindi parlare con loro, insegnare a loro il rispetto credo che sia fondamentale. Quindi sicuramente ecco quando vado nelle scuole. Cos'è che possiamo fare, cioè un consiglio, un aiuto per noi, per l'associazione della quale noi facciamo parte, ma anche per chi ci ascolta, un qualcosa che può aiutare questa mission? Io credo che la cosa fondamentale è parlarne. E parlarne il più possibile, perché a volte può salvare la vita. Nel mio caso io ho parlato di quello che stava accadendo al mio comandante e sono salva per miracolo, perché se non avessi ascoltato il suo suggerimento di incontrarlo per strada non sarei viva, perché io mi fidavo di quella persona e l'avrei fatta entrare in casa. Quindi sicuramente ecco, confidarsi, parlare, a parte la denuncia, che quella è la parte finale, però ecco, parlarne con i propri genitori, con i propri amici, affinché ecco magari quando si è purtroppo quando si è legati sentimentalmente a qualcuno, non solo con l'amore ma anche con l'affetto come era nel mio caso, purtroppo alcune cose a volte si sottovalutano, non si vedono, si pensa di conoscere l'altra persona e quindi alcune cose vengono viste in maniera sbagliata, invece magari una persona esterna che non è coinvolta può vedere in quello che accade, magari in determinati messaggi, in determinati comportamenti, qualcosa di sospetto, tra virgolette, e quindi salvarci la vita. Quindi sicuramente quello che fate è importantissimo, quindi parlarne il più possibile io credo che sia la cosa fondamentale. Sembra strano, ma noi siamo a Roma. Questo spettacolo era stato organizzato perché tu facessi la comparsa alla fine di questo teatro. Ma perché noi siamo venuti a Roma? E purtroppo con enorme dispiacere per me di non poter partecipare direttamente, faccio insomma un saluto a tutte le persone presenti. Ecco, io sono già mamma di 2 bambini, 2 gemelli, e adesso sono in attesa del mio terzo bambino o bambina, ancora non si sa, e purtroppo ecco per motivi di salute per me è impossibile spostarmi ed essere presente qui con voi, quindi il saluto ve lo mando da Roma. Grazie. E noi ovviamente abbiamo portato 2 bottiglie di prosecco dal Veneto, visto che noi siamo famosi per il prosecco, che verranno stappate alla nascita del bambino, bambina, vedremo. Intanto noi abbiamo portato un regalo, un secondo. Grazie. Questo è un piccolo pensiero. Grazie. Da parte nostra, che facciamo a tutti, diciamo, i nostri ospiti o comunque alle persone che vengono coinvolte in quello che facciamo. È una cosa semplicissima, però è un simbolo per essere anche parte di noi, parte di Vittorio Veneto, parte della scuola Città della Vittoria, parte di Viva la Vita. Quindi ecco. Grazie. La nostra maglietta. Si può usare come pigiama, come sport, come qualsiasi cosa, sì, uso quotidiano. Anche la misura vedo che è perfetta, sì, quindi sì. Bene, sei stata super. Grazie. Allora, i saluti li abbiamo già fatti prima, ma mandiamo un saluto grande ai ragazzi e alla cittadinanza di Vittorio Veneto. Sì, un saluto a tutti, a tutta la cittadinanza di Vittorio Veneto, e grazie ancora a voi per essere venuti fin qui, mi ha fatto un enorme piacere e complimenti ancora per tutto quello che fate, è veramente importante e la sensibilità che dimostrate è veramente eccezionale, quindi ringrazio anch'io voi. Concludiamo il nostro servizio con il nostro motto e possiamo anche dirlo tutti quanti insieme, anche in platea, siete pronti? 3, 2, 1, viva la... Vita! Just tell me it's not the end of the line. I never meant to break your heart. Eccoci arrivati alla fine del nostro viaggio. Intanto ringraziamo per il vostro ascolto. E per dire una cosa importante, le cose vere devono essere ricordate, bisogna parlarne, bisogna valorizzarle. Facciamolo insieme, facciamolo sempre. Insieme non dimentichiamo anche comunque di rimanere felici, di divertirci. E grazie a tutti per questa bella esperienza. Un saluto da Viva la Vita!
Buonasera a tutti. Penso che l'esibizione di Roberta e Alberto, che ringrazio calorosamente, e il video realizzato dai nostri eroi in trasferta a Roma parlino da soli. Questa non è stata solo fantasia o semplice esibizione. Questa è la testimonianza vera di Filomena, che è stata sparata davvero ed è rimasta viva per miracolo. Quindi ringraziamo di cuore Filomena, che grazie alla sua testimonianza ci dà la forza di andare avanti e capire che le difficoltà della vita vanno affrontate. A tutti noi, quindi, il compito di riflettere su tutto quello che è stato visto e fatto oggi. Non capita tutti i giorni di parlare insieme a quanto sia sbagliato non rispettare chi ci sta davanti. È ora? E allora andiamo. Quiere que te toque, quiere que te mande fuerte. Pídemelo, baby, que es lo que tú tienes.
keep that thing from me. Why you gon' do like that? Why you gon' act like you don't know? No, baby, don't do like that. Girl, come feed me, don't be stingy. Why you gon' do like that? No, baby, don't do like that. Oh, I want you to know. See, I like the way you do. I use a video to the dance. So you just speak like it's in go, 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 baby, you know. Say, you got it, don't be small. Say, you told me, love, shake, I get this good. Girl, I like the way you. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. These is red bottoms, these is bloody shoes. Hit the score, I can get them both. I don't wanna choose. And I'm quick, cutting off, so don't get comfortable. Look, I don't dance now, I make money move. Say, I don't gotta dance, I make money move. If I see you now, speak, that means I don't fuck with you. I'm a boss, you a worker, bitch, I make bloody moves. Now she say, she sembra che ce la siamo cavata bene col ballo, no? Cosa dite voi? Sì, dai. Però questa sera non saremo solo noi a ballare, che non pensate di cavarvela. Quindi chi può si alzi in piedi, avanti. Chi può si alzi in piedi, se no balla da seduto, ma è più brutto. Allora, nessuno? Nessuno si può alzare in piedi, in platea. Dai, dai, un po' di sforzo. Ok, già meglio. Bellissimo e facilissimo. Allora, adesso vi spiego come funziona. Allora, l'ala destra seguirà Silvia e le ragazze sulle scale, ok? Voi centro seguirete me e le altre due ragazze su in cima. L'ala sinistra seguirà Samantha e le altre due ragazze. Facciamo una prova. Le ragazze qua di Ex Viva la Vita sul palco, forza. Sono sempre di Viva la Vita, forza, forza, senza farvi pregare, facilissimo. Dai, 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 dai. Forza, forza, tutte quante. Buon, facciamo una prova. Alla destra. Ok. Voi centro. Hola. Sono di più sinistra. Al centro però, vincono, vai. A posto. Veramente bravi, però
pronti? Siete pronti? Vai musica! Bene, siamo arrivati quasi alla fine, manca molto poco. Allora, volevo chiamare qua tutti i ragazzi, forza. Anche dalla regia, tanto Andrea è bravo, non servite più. Anche la Veronica, non servono più foto. Allora, questo è un gruppo bellissimo, ci sono anche dei ragazzi che hanno partecipato alle edizioni scorse, che non hanno per problemi di tempo potuto partecipare, ma ci seguono sempre e sono sempre con noi. Allora, abbiamo parlato di un argomento importante, però oltre a questo, oggi penso che sia uno spazio per ognuno di noi. E io vi vorrei ringraziare tutti dal primo all'ultimo, perché insieme alle riprese, i comportamenti, eccetera, eccetera, siete una cosa meravigliosa, ognuno di voi. E volevo dire che se questo è realizzato, è merito di tutti insieme, ma perché ognuno di noi è protagonista della propria vita. E questa sera voi siete protagonisti, quindi adesso ognuno dite il vostro nome e dite che cosa avete fatto in questo spettacolo in questo anno di lavoro, perché è dal 2017 settembre che noi siamo impegnati, quindi velocemente ma con grinta, ognuno di voi, forza, tirate fuori il protagonismo vostro. Samantha, io ho gestito la parte del ballo. Yasmin, ballo, canto, teatro. Hamza, ballo shuffle. Alberto, teatro. Gioele, ho gestito il ballo insieme ai miei fenomeni qua. David, teatro e ballo. Elena, cerchio e zumba. Giulia, ballo. Alessia, ho cantato, suonato e ero anche la giornalista lì dietro. Jessica, teatro e ballo. Veronica, le foto. La
Laura, ballo. Cristina, teatro e ballo. Andrea, foto e video. E lui lo presento io, lui fa tutto, tutto quanto, tutto. Posso dire? Bravo, parti! Posso dire due parole? Allora, vabbè, Davide, ho fatto penso di tutto, non mi ricordo neanche tutto. Tipo, vabbè, sono andato a Roma, mi sono quasi spaccato una gamba. Ho fatto i video, ho fatto gli ho fatto tutto. Non sono stato sul palco, ma ho fatto tutto il resto. Sì. Tirate la mano. Bello! Già detto, già detto. Paolo, regia audio. Riccardo, breakdance. Matteo, simpatia e teatro. Enrico, ballo. Elma, professoressa hip hop. E Iona, ballo zumba. Kautar, ballo hip hop. Jessica, ho gestito il gruppo di hip hop e ho gonfiato questi palloncini. Amina, ballo hip hop. Angelica, ballo e foto, e anche io ho gonfiato i palloncini per tutto il pomeriggio. Arianna, ballo. Alessia, teatro e ballo. Giada, teatro e ballo. Giulia, ballo. Silvia, teatro e ballo. Poi vorrei fare un grande ringraziamento. Ah, manca la Roby. Oddio, la Roby. Roberta, teatro. Isabella, ballo. Allora, stavo dicendo che volevo fare un grande ringraziamento a Leonardo e alla Samantha perché hanno organizzato per la maggior parte tutto questo spettacolo e quindi la maggior parte del merito va a loro. Chiamiamo il nostro socio di associazione veterano, forza, nostra colonna portante e sostenitore Enzo. È la nostra colonna avanzata e la saggezza del gruppo. Comunque ho visto che intanto è arrivato anche il nostro sindaco, penso che sia una bella cornice per fare un bel discorso, quindi se ci dà un saluto. Grazie, meno male che non sono l'unico che viene dall'altro millennio, siamo in due, almeno siamo in due. Io l'altro anno sono riuscito a partecipare a tutto lo spettacolo, bellissimo, quest'anno ahimè ho fatto due riunioni e sono arrivato adesso. Ho visto la fine dell'intervista e il bellissimo balletto. Io per hobby suono, però penso che un bastone, che un manico di scopa sia più flessibile di me a ballare. Siete davvero tutti bravissimi, bravissime e bravissimi. Io mi permetto di ringraziare tramite una persona tutti voi, soprattutto per il messaggio. L'ho associato, probabilmente molti di voi lo conoscono, al CAV, il centro antiviolenza che noi abbiamo fatto come comune, il primo in tutta l'ULS. Io quando l'abbiamo inaugurato mi sono permesso di dire mi piacerebbe non averlo inaugurato, nel senso mi piacerebbe che non servisse. Purtroppo serve. E ogni volta che se ne parla, le statistiche lo dicono, che viene reclamizzato, aumenta il numero degli accessi. Purtroppo sono tante le donne che, fra l'altro di tutte le età e di tutte le classi sociali, che hanno accesso. È verissimo quello che ha detto Filomena, è importante parlarne e soprattutto voi giovani parlatene anche fra di voi e con le persone di cui vi fidate. Io ringrazio una persona per tutti perché l'ho conosciuto l'altro anno, quest'anno poco tempo fa ci siamo incrociati e mi ha invitato e sono davvero contento, credo che la città sia contenta per quello che lui assieme a tutti questi altri ragazzi e ragazze giovani fanno, perché noi veniamo dall'altro millennio, ma per fortuna abbiamo un ottimo futuro davanti. Grazie Leonardo. Grazie. Sì, veloce.
Allora, ho conosciuto Leonardo qualche anno fa, mi ha ingaggiato dentro nella sua compagnia, faccio parte anch'io come nonno diciamo, di questi giovani. E bravo Leonardo, brava Samantha, perché ha cominciato con spettacolo sulle dipendenze, lo spettacolo sul bullismo, e questa sera siamo allo spettacolo violenza sulle donne. Quindi è una cosa immensa, che non si vorrebbe solo a Vittorio Veneto, ma in tutti i paesi, che ci fosse una compagnia di giovani così bravi. Complimenti vivissimi, complimenti tanti, bravi. Vi salutiamo con l'ultimo video, e prima di questo abbiamo una pagina Facebook, per chi è noto frequentare Facebook, mi piace, viva la vita. Inoltre permettetemi due progetti. Il primo, avere un centro nostro dove i ragazzi possono fare attività sane e belle in libertà e costruire cose come queste ancora più grandi. Il secondo, fare il giro dell'Italia con questi spettacoli, che possono essere un format che va benissimo in tutte le scuole. Come sappiamo, per tutte le cose ci vuole una risorsa per realizzarle, quindi una piccola offerta per noi, per questi progetti, penso sia meritata, ma comunque ecco, sosteniamo queste cose, perché se io potessi manderei a fare teatro Alberto, manderei a fare ballo l'altro, come tutti i genitori penso facciano. Grazie a queste realtà cerchiamo di realizzare questi sogni. Quindi vi lasciamo con l'ultimo video, e 3, 2... Vita.
Grazie a tutti, amici e tutti quanti. Ciao, al prossimo anno.